Benvenuti alla 94esima puntata di Pillole da Montecitorio. Parliamo della settimana che va da lunedì 27 aprile a giovedì 30 aprile. Lunedì vi è stata la discussione generale, come di consueto, innanzitutto sul Italicum, sulla legge, la riforma della legge elettorale, e poi sul testo unificato delle proposte di legge che recano disposizioni in materia dei delitti contro l'ambiente, gli ecoreati per essere chiari, la discussione della relazione in materia di formazione delle liste e delle candidature per le elezioni europee, politiche regionali e comunali e circoscrizionali, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere, e ancora la discussione generale sulle mozioni di iniziative di competenza in ordine alla razionalizzazione della rete degli uffici postali, e da ultima la discussione generale sulle mozioni per la promozione dell'educazione alimentare nelle scuole. Martedì 28 aprile vi è stato il seguito della discussione sulla legge elettorale, sull'Italicum, con prima il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità e pregiudiziali di merito e sospensive, tutte votate a scrutinio segreto, anzi quasi tutte votate a scrutinio segreto e che sono state respinte. Si è passati poi al seguito della discussione, come sapete il governo ha posto la questione di fiducia sui tre articoli che erano stati modificati dal Senato, l'1, il 2 e il 4, e quindi si è proceduto nelle 24 ore successive ai voti di fiducia. In particolare ve ne è stato uno nella giornata di mercoledì e poi gli altri due si sono svolti nella giornata di giovedì. Con questo si è conclusa la settimana parlamentare, che vedrà nella settimana prossima, lunedì, il voto finale sull'Italia, come poi vari provvedimenti di cui non mancherò di darvi informazione. Per ora è tutto e vi auguro un buon fine settimana.